In TV non si parla di altro, ma cosa sappiamo di questo nuovo coronavirus, questa specie di virus a trasmissione respiratoria che sta facendo tanto parlare di sé? È un'emergenza sanitaria oppure no? Intanto, il 23 gennaio l'OMS ha dichiarato che non vi è alcuna necessità di determinare lo stato di emergenza, quindi non stiamo parlando di una problematica di carattere globale. Il direttore generale dell'OMS ha dichiarato che non ci sono casi di contagio interumano al di fuori della Cina, quindi stiamo parlando di un fenomeno circoscritto al momento. Riassunto delle puntate precedenti, che cosa è successo? Il 21 gennaio sono stati identificati dei casi di trasmissione di questo virus all'interno di Wuhan, questa cittadina cinese di circa 11 milioni di abitanti. E dal 21 al 24 gennaio si è visto un aumento della quantità di contagi che hanno portato alla morte di 26 persone attualmente, su circa 800 contagiati. Gli epidemiologi tendono a sovrastimare questo dato e alcuni pensano che ci siano 1700 contagiati. Questo perché dal punto di vista di trasmissione non parliamo di una trasmissione ad andamento lineare, ma ad andamento esponenziale. Quindi allo stato attuale la mortalità di questo virus è inferiore rispetto a quello della SARS, che ha portato a un 15% di mortalità. Il virus Ebola invece porta a una mortalità di circa il 50%, senza dimenticare il fatto che per quanto riguarda i coronavirus non ci sono attualmente dei farmaci specifici per debellare questo tipo di virus e attualmente, benché molti dicano il contrario, non ci sono dei vaccini specifici. Possono essere fatti anche nell'arco di 3 mesi, ma attualmente non c'è un vaccino per poter contrastare appunto questo tipo di coronavirus. Il 22 gennaio gli scienziati di Cina e Taiwan hanno iniziato il sequenziamento di 19 ceppi di questo virus estratto da appunto pazienti affetti da questa patologia. La questione è che i pazienti deceduti a causa delle infezioni causate da questo coronavirus sono sostanzialmente pazienti con delle patologie croniche di base, quindi alle prime linee di febbre. Attualmente, fermo restando che in Italia non ci sono stati veri casi di trasmissione di questo coronavirus, non andatevene in pronto soccorso. Questa è il nocciolo della questione, altrimenti intasate il pronto soccorso e succede un casino. Fermo restando che le raccomandazioni standard sono sempre le stesse. Quindi, in questo periodo dell'anno, e non soltanto durante questo periodo dell'anno, si spera, lavatevi sempre le mani, soprattutto quando scendete dai mezzi pubblici, cercate di evitare luoghi affollati, anche se in questo periodo è particolarmente difficile, copritevi la bocca quando starnutite e idratatevi correttamente, attenzione agli sbalzi di temperatura, importante, lavatevi sempre le mani, questa è la raccomandazione principale. Evitate di starnutire in faccia alle persone, possibilmente, ed evitate i luoghi chiusi. Non entrate in paranoia da sindrome di ristorante cinese, perché abbiamo capito che attualmente il virus in Italia non è stato ancora rilevato sul serio. Ci sono stati dei casi di sospetto, ma che poi si sono rivelati assolutamente non fondati. Quindi, attualmente in Italia, allo stato attuale, 24 gennaio 2020, alle ore 18, non c'è trasmissione del coronavirus in Italia, quindi se avete dei sintomi influenzali, non spaventatevi, insomma, verosimilmente in questo periodo dell'anno sarà semplicemente un banale raffreddore. Per il resto ci tenevo a parlare di questo argomento perché una volta ogni tanto faccio anche delle ricerche dal punto di vista scientifico e ci vediamo al prossimo video, ragazzi.